ci sono. Nella vita una cosa è certa. Tutti prima o poi attraversiamo un periodo complesso, di confusione, in cui tutto sembra non girare. Insomma, un periodo di merda. In certi casi c'è poco da fare, tanto ogni tentativo risulterebbe vano e l'unica cosa sensata che possiamo fare è prenderci un momento per riflettere. Riflettendo un po' su questo periodo e soffermandomi un po' su qualunque cosa mi passasse per la testa, mi sono reso conto di un'altra cosa certa nella vita. Ovvio, oltre alla morte e al lavoro sicuro al McDonald's grazie alla laurea in filosofia. Dai che si scherza, è per lo show, lo sapete. Stavo dicendo, la cosa certa è che ognuno di noi ha almeno un pregio e un difetto. O meglio, ognuno di noi ha almeno un difetto. Poi ci sono persone un po' più fortunate che comunque qualcosa di buono ce l'hanno. Tipo me, dai che cazzo. Onestamente, chi non si è mai fatto la tipica domanda da colloquio? Dimmi il tuo più grande pregio e il tuo più grande difetto. Se c'è una cosa che odio, sono quelle persone che alla domanda dimmi un tuo difetto rispondono con un pregio. Tipo, un mio difetto? Beh, sono troppo buono. Ma che cazzo di difetto è essere troppo buoni? Davvero, sta gente non la tollero. E forse è per questo che a volte non mi sopporto. Allora, era il mio primo colloquio e a questa domandona decisi di rispondere in un modo un po' creativo. Bene, il mio più grande pregio e il mio più grande difetto coincidono. In poche parole, sono una persona alla costante ricerca di creatività. E questa mia caratteristica rispecchia perfettamente la parte migliore e la parte peggiore di me. Cosa vuol dire? Ma che cazzo ne so? So soltanto che in quel momento mi era sembrata una cosa figa da dire. Tutto qua. Che coglione, già. Però se ci penso e rifletto a come si è evoluta quella situazione, beh, tutto sommato non mi è andata così tanto male. Essere alla costante ricerca di creatività significa che il tuo cervello e il tuo cuore iniziano a pomparti adrenalina in tutto il corpo ancora prima che tu sia sveglio. Significa che ogni attimo della tua giornata lo passerai cercando qualcosa di figo, qualcosa di epico, qualcosa che lasci il segno in ogni gesto, in ogni parola, in ogni incontro che farai. Per quelli come noi ogni mattina inizia una sfida con noi stessi, che però non termina con il calar del sole, ma continua anche il giorno dopo. Purtroppo però, quando le sfide non concluse cominciano ad accumularsi, beh, diciamo che è là che iniziano i cazzi. Un turbinio di emozioni contrastanti, la sensazione di sentirsi inadatti, di trovarsi su un gradino troppo basso per quelle che sono le tue potenzialità, ma da cui tanto non ti scollerai mai. Una merda, insomma. Ma quindi non è che forse la creatività faccia male? Ne vale davvero la pena? Sì, cazzo, certo che sì. E vi dico di più. Se per sentirmi unico, per sentirmi davvero realizzato, anche solamente un giorno all'anno, sono costretto a passare i miei restanti 364 giorni in quello stato, beh, lo faccio volentieri. Ogni tanto, quando le mie emozioni diventano un po' troppo pesanti, mi capita di fermarmi a pensare a quando avrò un figlio e se mai ne avrò uno, e onestamente, non mi sento di essere il migliore degli esempi. Onestamente, con quale coraggio potrei mai dirgli devi studiare oppure non fare cazzate? Proprio io, ma per favore. Però se devo essere sincero, forse qualcosa da tramandare l'avrei. Quindi andiamo dritti al punto. Caro figliolo o figliola, chi lo sa? Spero che tu abbia preso tutto da tua madre, bla bla bla. Però c'è una cosa che voglio che tu tenga a mente. Vabbè, non sto qua a dirti che devi comportarti bene, che devi trattare bene le ragazze, sennò vengo a prenderti a calci nel culo. Però voglio che tu non perda mai di vista il bimbo che vive dentro di te. Lascia che ti parli, ascoltalo, custodiscilo come il più prezioso dei gioielli, altro che la bigiotteria del papà. Ma soprattutto non vergognarti mai di lui. Quel bimbo è e sarà sempre la scintilla che darà fuoco alla tua creatività. E non permettere mai a nessuno di impedirti di mostrarlo al mondo. Se ci pensi, è proprio la nostra creatività a renderci unici, a renderci meravigliosi. E perché mai dovremmo mescolarci con gli altri sfigati? Puntare ad essere mediocri, che senso avrebbe? Quindi non incatenarti, non porti limiti e ricordati sempre una cosa. Anche l'infinito diventa raggiungibile quando lo desideriamo con tutto il cuore. Fidati di me,
Un giorno noi creativi saliremo a bordo della nostra astronave di cartone e conquisteremo il mondo. E se però nei giorni di vita che mi restano non dovessi farcela io, beh, sappi che sono sicuro che ci riuscirete. Ci vediamo presto, forse. Un abbraccio, Ale. Oh papà, oh, chiamami come cazzo vuoi, basta che sia un nome creativo.